Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quenti. Oggi sono qui con questo nuovo video dedicato a misteri e stranezze di Red Dead Redemption 2. Dopo tanto tempo, ragazzi, finalmente continuo questa serie. E in questo video andremo a parlare di tre misteri o comunque di tre stranezze che possiamo vedere, possiamo incontrare in Red Dead Redemption 2 cazzeggiando per la mappa. Quindi, ragazzi, mettetevi comodi e iniziamo subito. Allora, iniziamo con una storia romantica, in particolare romantica, ma che comunque si è conclusa in una vera e propria tragedia. Stiamo parlando di Martha Swain e il suo fidanzato Garfield. Non è il gatto, ragazzi, eh? Attenzione. In particolare, dovete recarvi in questo esatto punto della mappa in cui c'è la fattoria di Martha Swain. Se entrate all'interno della sua casa, potrete trovare il suo cadavere per terra. Apparentemente, ragazzi, non sembra sia stato un omicidio, in quanto non c'è del sangue per terra, non c'è del sangue sugli indumenti del cadavere, non ci sono problemi per quanto riguarda, per esempio, una porta distrutta o delle impronte per terra. Quindi, ragazzi, apparentemente non sembra che ci sia stato qualcuno che l'abbia uccisa, ma sembra più che altro diciamo un suicidio, e non so neanche dirvi come. Magari ha ingerito del veleno o magari ha avuto solamente un infarto. Non sappiamo di preciso, ragazzi, cosa sia successo a questa povera Marta. Se vi recate vicino al tavolo, c'è però una lettera che adesso andiamo a leggere. 17 agosto 1864. Amata Marta, mi manchi da morire. La vita ha senso solo quando siamo insieme. Questa guerra, invece, non ha più alcun senso per me. Quando mi sono arruolato, e mi sembra che sia accaduto secoli fa, sembrava tutto così semplice. Avremmo esercitato i nostri diritti di stati come meglio credevamo e impiccato qualunque nordista che sostenesse il contrario. Ora non riesco a credere che sarei stato disposto a morire per un principio del genere, eppure ho visto molti uomini mandati al massacro per quello stesso principio e il loro stupido orgoglio. Noi sudisti siamo degli sciocchi orgogliosi, ma ora sono orgoglioso solo di una cosa, dell'amore che condivido con te. Con te, una Yankee, un abolizionista. Tutto ciò che dovrei odiare e che invece amo così follemente. Come puoi tu amare un simile sciocco? Non vedo l'ora che questa guerra finisca. Ho pensato molte volte a scappare, ma il generale Harris ha cominciato a fucilare i disertori. Sono ancora troppo orgoglioso per una cosa del genere. Pare che siamo diretti verso un accampamento nemico, nello Scarlet Meadows, penso si lega così, per un'ultima battaglia. Abbiamo pochissime speranze di vittoria, il nostro morale è a terra e gli Yankees sono troppo forti. Ma, dopo le accuse di codardia per il mancato supporto al generale Quinn il mese scorso e tutto il resto, il generale Harris sembra determinato a combattere. Ho sentito il maggiore Smith lamentarsi del generale Harris al circolo ufficiali. Nessuno degli ufficiali più giovani nutre più di molta fiducia in lui. Spero di non morire. Non perché mi importi qualcosa di me stesso, ma perché immagino quanto ti rattristerebbe la cosa. Mi manchi, il tuo Garfield. Bene ragazzi, quindi come potete vedere c'è questo amato Garfield che è in guerra e la guerra, ragazzi, si è tenuta proprio in questo esatto punto della mappa, adesso però ci arriviamo. E infatti, ragazzi, c'è appunto da una parte questa che non vede l'ora di rivedere il suo amato, e Garfield invece che è costretto a lottare. La battaglia di cui parla è avvenuta esattamente qui, in questo punto della mappa. Infatti possiamo notare delle trincee, possiamo notare degli accampamenti di soldati, eccetera. Tra l'altro fate attenzione perché lì ci sono dei nemici quando andate, quindi dovete prima di tutto ucciderli. E purtroppo, ragazzi, in questa zona possiamo anche trovare il corpo di Garfield, e come vedete, ragazzi, non è morto molto bene. È stato proprio, diciamo, attaccato ad un albero tramite un fucile, quindi veramente una morte atroce.
E se vi avvicinate al suo corpo, possiamo leggere una lettera di risposta da parte di Martha a Garfield. Leggiamo quello che dice. 8 ottobre 1864. Caro Garfield, spero che questa lettera ti giunga prima della battaglia di cui mi parlavi. Come osi anche solo pensare di morire, mio stupido, fiero, meraviglioso amore. Non c'è nulla di più bello di una persona capace di crescere, migliorarsi e abbandonare vecchi pregiudizi e menzogne. Questo è l'uomo che sei e questo è il motivo per cui ti amo tanto, anche se sei un barbaro testardo e cocciuto. Fuggi dalla battaglia, smettila di combattere e torna da me, la guerra è finita. Non farti ammazzare per aiutare uno stupido generale a dimostrare che non è un vigliacco. Sii pure un vigliacco, no, non mi importa, scappa e torna da me, ti aspetto con tutto il mio amore, Martha. Come vedete ragazzi, purtroppo non si sono più rivisti e la mia teoria è questa. Secondo me Martha ha scoperto che magari il suo Garfield è morto e in quel momento, appena ha scoperto tutto ciò, gli è venuto un infarto, si è sentita male ed è morta. Ovviamente lì nessuno poteva sentirla e quindi ragazzi è rimasta per terra morta e niente, quindi ragazzi abbiamo trovato lì il suo cadavere. Non ci sono altre spiegazioni o meglio, ci potrebbero essere, ma questa secondo me è quella più plausibile, come anche perché, ripeto, non c'è sangue e quindi non si può parlare di un omicidio. Fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti. Bene, il secondo mistero è un mistero che forse molti di voi già conoscono e stiamo parlando del treno fantasma. Se vi recate in questo esatto punto della mappa e aspettate la notte, in particolare dalle 3 di notte in poi, è possibile vedere un treno fantasma. Un vero e proprio, ragazzi, treno che vi passa davanti e con i vagoni, eccetera, e poi scompare nel nulla. Veramente qualcosa di molto molto strano. Se non vi compare, ragazzi, create l'accampamento, dormite fino alla notte successiva e ripresentatevi la notte successiva per rivedere questo treno, perché prima o poi, ragazzi, passerà. Allora, io ho provato ad indagare un po' su questo treno, perché essendoci un treno fantasma significa che qualcosa è accaduta, quindi ragazzi, una spiegazione a questo treno ci deve essere. In realtà nella mappa ci sono dei treni distrutti, deragliati, che possiamo individuare, ma sono troppo lontani da dove compare questo treno fantasma, quindi io non riesco a collegare questi treni distrutti con questo treno fantasma. Per questo motivo, ragazzi, non ho acceso un dibattito, non sto per accendere un dibattito su questo, perché non ho appunto indizi sufficienti a capire questo treno, quale treno è, di che treno si parla, perché sicuramente è successo qualcosa. Se voi conoscete qualche altra informazione, fatela presente nei commenti. Infine ragazzi, un'altra stranezza che possiamo incontrare in Red Dead Redemption, in questo esatto punto della mappa, è quest'uomo morto sulla neve, insieme al suo cavallo. Non sappiamo di preciso perché quest'uomo fosse qui, ma si può notare che aveva dei sacchi o comunque della roba da campeggio, chiamiamola così. Quindi o era a caccia con il suo cavallo, oppure stava cercando di trovare una via d'uscita per uscire da quella montagna. Non sappiamo di preciso, forse scappava anche da qualcosa, ragazzi, non ne ho minimamente idea. Fatto sta che la stranezza è che possiamo trovare appunto il suo cavallo un po' fatta a pezzi, quindi io presumo che quest'uomo stava morendo di fame e quindi per mangiare ha prima battuto il suo cavallo, ha mangiato un po' di carne di questo cavallo, però poi è morto perché, diciamo, il freddo era atroce, poi sicuramente la carne del cavallo si è congelata, ragazzi, quindi davvero davvero un bordello, e alla fine quest'uomo è morto insieme al suo cavallo. Quindi ragazzi, davvero una stranezza, non possiamo sapere ovviamente cosa effettivamente sia successo, non possiamo neanche addirittura trovare una lettera o qualche indizio che ci possa dare ulteriori informazioni, ma comunque ho trovato questa cosa abbastanza interessante e quindi volevo condividerla con voi sul canale. E niente ragazzi, queste sono altre stranezze, altri incontri, altre
Altre curiosità che possiamo incontrare cazzeggiando per Red Dead Redemption 2, fatemi sapere come sempre cosa ne pensate, se volete altri episodi di questo video, se avete trovato qualche altra stranezza fatemelo presente su Instagram, così potrò approfondire la questione e portarvi qualche altro video su questi misteri di Red Dead Redemption 2 qui sul canale. Quindi ragazzi, mi raccomando, aiutatemi anche voi ad analizzare, a scoprire, a trovare nuovi misteri. E niente, noi ci vediamo al prossimo video, grazie per la visione, se volete trovare altri misteri trovate una playlist dedicata a tutto questo, noi ci vediamo alla prossima e ciao a tutti.